L'8 marzo del 2008 un gruppo embrionale che poi avrebbe dato vita al Movimento 5 Stelle si riuniva qui a Firenze in un teatro per avviare il progetto delle liste civiche 5 Stelle. In quegli stessi giorni stava nascendo la candidatura a sindaco di Firenze dell'attuale Presidente del Consiglio. Ci siamo visti 8 anni dopo a Roma. Ci siamo incontrati e scontrati politicamente 8 anni dopo a Roma e abbiamo tracciato anche un bilancio. Lui ha indebitato questo comune per decine di milioni di euro, noi abbiamo restituito ai cittadini italiani circa 70 milioni di euro di stipendi, rimborsi elettorali, privilegi e guarentigie. Ed è chiaro che queste due idee di paese si scontrano, è chiaro che si scontrino due idee di paese in questo momento, non si stanno scontrando le persone, non si sta scontrando Matteo Renzi con Luigi Di Maio, Maria Elena Boschi con Alfonso Bonafede, qui non è una questione di persone, questa è una questione di idee di paese. E se un sindaco, ad un sindaco non vengono certificati i bilanci dalla Corte dei Conti più volte, come è successo in questa città, non ci dobbiamo poi meravigliare che quando quel sindaco diventa Presidente del Consiglio con uno stai sereno, crei in un solo anno circa 100 miliardi di euro di debito pubblico in più. Questo è il loro modo di gestire il Paese. Qual è il nostro? Che cosa stiamo facendo oggi? Noi non vi stiamo dicendo che abbiamo risolto i problemi della Toscana con 120.000 euro di stipendi restituiti in meno di un anno dai nostri consiglieri regionali, 100 defibrillatori acquistati per strutture e impianti che sono sportivi, che sono di recupero sociale, che sono di incontro sociale. Non vi stiamo dicendo che abbiamo risolto i problemi di questa regione. Noi vi stiamo raccontando la nostra idea di paese con una testimonianza ben precisa. Che cosa vogliamo fare dei soldi pubblici? Io sono stato la settimana che è appena terminata, sia a Parigi che a Berlino. Ci sono stato per missione istituzionale, ma al margine di queste missioni ho voluto incontrare i vertici delle due banche pubbliche, francesi e tedesche, la BPI France, che ho qui, e la KfW tedesca. Ho incontrato i loro vertici e mi sono fatto spiegare come funzionino queste banche. Sono banche in cui sono entrate ed entrano soldi pubblici, soldi delle tasse dei cittadini, ed escono sotto forma di assistenza agli anziani, alle imprese e alle famiglie. Solo in Germania ogni anno la KfW eroga 10 miliardi di euro per le ristrutturazioni energetiche degli edifici. La BPI France in Francia ha 80 sportelli in tutta la regione, in tutto il paese e quindi nelle regioni, dove i cittadini possono andare con un'idea di impresa o con l'impresa in crisi e non solo la banca ti dà un prestito, ma se hai difficoltà entra nella tua impresa acquistando quote, ristruttura la tua idea di impresa e poi te la restituisce. Addirittura la KfW tedesca eroga soldi a famiglie anziane per la sicurezza della casa, perché lo Stato tedesco ha capito che se mette in sicurezza la casa degli anziani, cioè stiamo parlando di tutto quello che deve utilizzare una persona in casa, se rendono autosufficienti il più possibile gli anziani, costeranno di meno per la collettività. Questa è un'idea di paese che non abbiamo bisogno di inventare da zero, la possiamo importare prendendo le buone pratiche degli altri paesi. Di certo in Europa io non conosco forze politiche che tagliano i propri stipendi e con quegli stipendi fanno partire nuove imprese. A proposito, siamo arrivati a circa 2.000 imprese, oltre 2.000 imprese in Italia, con i soldi del microcredito degli stipendi dei parlamentari. Nessuno ci credeva, oggi è una realtà. Ieri mattina ho visitato un negozio in Puglia, ne ho incontrato un altro a Brindisi, ci sono giovani e meno giovani che stanno aprendo un'attività di lavoro con i soldi dei nostri stipendi. Qui ci sono dei consiglieri regionali che salveranno probabilmente la vita a qualcuno con questi defibrillatori, però noi vogliamo che questo sia chiaro, noi non ci sostituiamo allo Stato, noi vogliamo avviare un nuovo modo di essere Stato in questo Paese. E per ora lo possiamo fare all'opposizione e non ci scudiamo dietro la scusa che non esistono le leggi.
Noi non aspettiamo le leggi per fare delle cose che possono cambiare il corso della vita dei cittadini, anche piccole cose. Invece tutti gli altri, anche l'attuale governo, finché non c'è una legge, utilizzano la loro auto blu, utilizzano i voli di Stato, si prendono i soldi che si devono prendere, ma non solo, perché questa è una parte. Finché non c'è una legge, nessun sindaco degli altri partiti è in grado di dismettere i carrozzoni politici dei loro comuni. Nessun sindaco degli altri partiti, nessun presidente di regione è in grado di mettere mano agli enti inutili. Tutti aspettano una legge, perché finché c'è la legge, tutti quanti hanno una scusa. Finché non c'è la legge, tutti hanno una scusa. Noi questa scusa non abbiamo voluto utilizzarla, non era nostra intenzione, e stiamo dimostrando che siamo pronti a governare questo paese, perché abbiamo già dato testimonianza con questi atti di essere credibili. E questi atti non sono solo atti legati alla funzionalità sociale che riusciranno a raggiungere, per esempio, i 100 defibrillatori. Penso alla scuola alluvionata di Benevento in Campania. Vi ricordate l'alluvione di Benevento, no? Sì. L'alluvione di Benevento è avvenuta nel bel mezzo di una discussione al Senato in cui i partiti stavano votando la legge Boccadutri per dividersi oltre 40 milioni di euro di rimborsi elettorali. In quelle stesse ore i cittadini di Benevento erano sotto l'alluvione, sotto il fango. Io sono stato ieri sera a Benevento. Avevano detto che avrebbero mandato i soldi a Benevento. Non è arrivato un euro dallo Stato lì. E intanto nelle casse dei partiti sono entrati i soldi della legge Boccadutri. Questo ricordiamocelo sempre, perché la memoria ci inganna troppo spesso.